Che diavolo ti prende giù? Sei impazzito? Va a sellare il mio cavallo. È la guida che stavo aspettando. Vuoi già partire? Sì, Estella. Prendimi il cappello. Mi raccomando, Peter, restate nascosti. Sì, sta tranquillo. Ma ti fidi di quell'indiano? Lo terrò d'occhio io. Si può sapere per quanti giorni dovremo restare qui? È un posto che non mi piace. È un affare delicato. Se Jack non lo tratta in segreto, rischia di mandare tutto a monte. Lo vedi? Mia sorella non si fida di me come uomo d'affari. Sta sicura, tra pochi giorni sarò qui. E in futuro non avremo più nessuna preoccupazione. Lo sai? Ti voglio molto bene.
A presto! A presto, Jack! Ah! È quello che dovrai mettere. Avete capito bene tutto? Tutto. Certo. Sicuro. Bene. Alle 3:30 esatte io sarò già in paese. Michele, voi tre andrete al passo dell'Aquila e vi terrete pronti a intervenire. Più tardi ci ritroveremo tutti qui. D'accordo. Bene. Va bene. Intesi. Va bene. Diviso il bottino, troverete l'indiano al bivio degli impiccati. Vi porterà alla frontiera e di lì al Messico. La vacanza da signore. E nervi a posto, mi raccomando. Billy, diglielo tu di star calmo a tuo fratello. Prima spara e poi ci pensa su. So che questo sarà duro per voi. A stanotte... niente alcol. Tutti ai tuoi ordini, Jack. Ho riservato una stanza 2 giorni fa. George Harrison. George Harrison? Ah, sì, numero 7. Come ci avevate detto, signore? Faccio io. Ah, vorrei dormire per un po'. Non mi disturbate, capito? Bene, signore.
Chiudete voi, signor Co. Sì. Bene. Fai una partita stasera? Sicuro. Scusate un momento. Ho $3,000, li vorrei depositare. Non mi sentirei tranquillo in viaggio con questa somma. È nostro dovere proteggere il denaro. Entrate pure. Thank you.
Andiamo, sì. Grazie, signor Coe, ci rivediamo presto. Davvero una brava persona. Già, quando non hai qualche debito con lui. Salve. Ah. Ehi, Coe, è ora di andare. Coe, da quando ti sei messo a fumare? La banca! Hanno sbaligiato la banca! Fermi! Pagina piena. Salve, Mac. Finalmente, Jack. È da tempo che non ti fai vedere. Oh. Sempre in gamba, Jack. Ciao, Jerry. Hai saputo della rapina? Sì, un colpo da maestri è in pieno giorno. Cosa da non credere. È un piano davvero perfetto. Già. Vado a vedere se è tornato lo sceriffo. Arrivederci. Mi prendo il tuo calesso. Certo. No! Mac! Prendo qualche notizia dallo sceriffo e torno. Va bene, ma sbrigati! Jack! Susan! Oh, Susan, cara! Sei più bella che mai. Morivo dalla voglia di rivederti. Ehi, baci e whisky a piccole dosi! Andiamo, Jack. Da quanto tempo, Jack? Troppo, non perdiamone altro, amore mio. Oh, sì, Jack.
dove diavolo sarà? Ma doveva essere qui da tempo. Già, purché non se la sia filata col bottino. Non è il tipo. No. Black Jack io lo conosco. Lui sta in un bel letto caldo con una donna. E volendo, potrei anche dirvene il nome. Sta arrivando, entriamo. Andiamo. Voi, là dietro. Salve. Salve. Niente male, eh? Ci sarà un bel gruzzolo per tutti quanti. E come divideremo il bottino, Jack? Come al solito, tre quarti a voi e un quarto a me. Non ci piace dividere così, Jack. Vi è sempre piaciuto finora. Sì, è vero. Ma stavolta no. Il rischio è stato solo nostro. L'idea è stata solo mia. Ah, è verissimo, l'idea è stata tua. Ma un'idea non ti manda sulla forca. Già. Mi avete convinto. Posso servirvi? Oh! Fermi! Restate dove siete. Bravi. E ora ad uno deponete tutti sul tavolo le vostre armi. Ted, comincia tu. No, con l'altra mano. Miguel. Billy. Gordo. Skinner. Ti vuoi decidere, Skinner? È andata male, amici. Billy? Chiudilo. Buono, Ted. Basta uno per chiudere. Thank you.
salute, amici. Non fate scherzi. Addio! È inutile. È troppo lontano. Avevo promessi 500 per portarci nel Messico. Questi sono molti di più. Ma adesso vattene per la tua strada e tieni la bocca chiusa con tutti. Ti pagheremo $2,000. E se davvero tu conosci il suo rifugio e ci farai mettere le mani su di lui, ne avrai il doppio. Presto, andiamo. A cavallo! Thank you.
Salute, amici! Sparare, Jack! Colpiresti tua sorella. Butta la pistola o le pianto una pallottola nel cranio. Deciditi, Jack, o sarà troppo tardi. Jack! Maledetto. No, non tirare tanto, Gordon. Ha ancora qualcosa da dirci. $100 a chi scioglierà la lingua questa carogna. Siamo tuoi amici, Jack, e non vogliamo farti male. Non vogliamo altro che i dollari. Idiota, così lo strangolo. Ho io l'idea per farlo parlare. Questa chiave gli aprirà la bocca. E tu sai come si usa una chiave, indiano? In quella stanza c'è una donna, giovane. Tu cerca di aprire la porta. E la donna sarà... Jack, no!
Non permettere che tocchino Estelle! Digli dove hai nascosto il denaro! Fermo! Tieni, fratello. Ce n'è abbastanza per comprare la miniera di Brooks. Avanzerà anche. Dai. Bevi, non te la prendere. Bevi. Meglio Skinner che il Pelle Rossa. È una ragazza fortunata. Su, bevi. Su. Ehi, hey Jack, lo sai di che è questa? Sta sulle gambe, o finirai con l'impiccarti. Voglio abbreviarti l'agonia, Jack. Che fine ha fatto l'indiano? Sarà rimasto a godersi lo spettacolo. Thank you.
Qui c'è tutto quello che mi hai chiesto. Grazie. Dov'è Jack? Non lo senti? Allora? Allora niente. Nessuno sa niente. Vigliacchi. Hanno tutti paura di parlare. Niente anche di Skinner? Niente di niente. È sparito come gli altri. So io come stanarlo. Jack! Jack, portami con te. Skinner, lo voglio vivo. E lo avrai vivo, te lo prometto. Aspetta qui. Te lo porterò io. Vivo. Porto il fieno ai cavalli. Susan, partirò domani. Vorrei che non andassi. Lo so che è inutile chiedertelo. Devi andar via anche tu. Torna da tuo padre. Ascolta, non devi cercare di trovarmi. Jack Murphy è morto e sepolto qui. Hai capito bene?
Cambiami il cavallo. Sì, signor. Cercate qualcuno, signor. Miguel González. Hijo de perro, lurida canaglia. Ti sistemo io. Ti ammazzo, brutto vigliacco! Ti ammazzo! Tutta tua madre! Vamos, compañeros! Pagare subito, niente credito! La fortuna è una maledetta femmina! Tocca a te, Sancho! Ora a Pablo! È corto! Manuel Comas, dove sei? Ti insegnerò io a mettere le mani su mia figlia. Non fare il vigliacco. Per gli occhi di Rosario una pallottola non è un granché. Però bisogna vedere dove ti prende. Tu, muoviti! Fermi! Fermi! Papà! Papà, non voglio vederti morto. È lui che non vuoi vedere morto, non me. Cinque su Rodrigo. 10 su Manuel. Bueno. Nasconderti! Vigliacco! Ehi, gringo, levati di mezzo! Ci guasti lo spettacolo! Sono venuto a offrirvene uno migliore. Ma io devo ammazzarlo, signor. Avrai tempo di farlo dopo. Non ora. La mia pistola, Manuel! Corri, corri! Salute, amico. Che cosa vuoi farmi? Io sono disarmato. Non è un'arma che ti serve, ma una bara. Vigliacco. Ah!
ammazzerà quella carogna! Perdi qua, su, avanti! Prendiamolo! Sia in viaggio per l'inferno. Se volete, potete andare a controllare di persona, signor. Dividi. Fortuna che io so contare, muchachos. Uno alla volta, calma. Thank you.
Gordon, sei tu? Gordon! Gordon! È inutile che corri, Billy. Tanto non hai scampo. Billy! Billy, dove sei? Risparmia il fiato, Gordo! Tuo fratello non ti può rispondere! La tua ora è suonata, Gordo!
Sei troppo nervoso, Gordon! Non riuscirai a scappare! Quando ero legato eri bravo a sparare. Non so ancora in quale modo, ma riuscirò ad ucciderti. Billy! Bastardo! Brutto bastardo! 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 Jack! Jack! Non uccidermi, Jack! No! Non uccidermi, Jack! Ti supplico! Non uccidermi! No! I dollari sono nella capanna! Non sparare, Jack! Non sparare! Prenditi tutto, Jack! Tutto prenditi! Tutto! Cento. Ah, facciamo 300. No. Yeah! Che
andata bene? In 20 anni non ho mai avuto tanta sfortuna. Buonanotte. Puoi dire buongiorno, è l'alba. Ehi, Rosy, portami la cassetta. Ehi, Rosy, ti vuoi sbrigare? Subito. Salve, amico. La partita non è ancora chiusa. Jack, che cosa vuoi fare? Solo 2 mani. Dai le carte. Metti giù. Levati di torno. Servito. Tre carte. Quanto metti? Quello che hai davanti. Tutto? Proprio. Tutto il tuo resto. Bene. Che cos'hai? 4 assi. Scopri, fa vedere. Ti deve bastare la mia parola. Per me è una carta. Per me nessuna. Quanto denaro c'è in quella cassetta? 50.000 dollari. Ricordi l'ultima volta che abbiamo visto tanto denaro, Jack? Sì, lo ricordo. Ecco. 4 donne. Quattro assi.
figlio di un cane! L'ultima volta che ci siamo incontrati? Ti sei dimenticato di riprendere questo. È tuo! Non ci piace il tuo modo di giocare a poker. Quattro assi.
Salve. Salve. Tu sei Moreno? E tu? Chi sei? Sono Blackjack, un amico di Skinner. Cos'è? Ah, sì? E che cosa vuoi qui? Voglio sua figlia. Sono venuto a prenderla. È Skinner che ti manda? Sono proprio l'ultima persona a cui Skinner affiderebbe la figlia. Lui mi crede all'inferno. Fermo! Lascia stare il cannone. Moreno, che succede? Niente, ma quello che succederà dipenderà da voi. Tu vieni con me. No! Oh, oh no, lasciami. Dove lo portate? Lasciami. Potete dire a Skinner che sua figlia si trova con Blackjack. Lui sa dove. Mangia. Dici che verrà? Non lo so. Può darsi. Tu che ne pensi? Credi che tuo padre verrà a riprenderti? Ma che cosa volete da lui? Che cosa voglio da lui? Che cosa? Potrei raccontarti la storia di una giovane donna quasi della tua età. Era mia sorella. Le volevo molto bene. Non aveva fatto male a nessuno. Ma tuo padre, quel gran brav'uomo, lo sai che cosa le fece? Se puoi, cerca di immaginarlo. E dopo... La lasciò scotennare! No. Non è vero, no. Non è possibile.
Mio padre non ha fatto una cosa simile. Non ci posso credere. Non è possibile. Non ci può credere. Diglielo, Peter! Portala via! Non voglio vedermela davanti. Se Moreno lo ha avvertito subito. Skinner sarà qui domattina. Ma non verrà solo. Lo conosco bene. Sono Skinner! Dammi mia figlia o t'ammazzo! Ehi, amico! Amico! Portami via di qui, presto. Ho paura. Sì, staccala.
Skinner, butta via il cinturone. Svelto. Fuori. Muoviti. Papà. T'avevo promesso di portartelo vivo. Eccolo. È tuo, Peter. È tua, Peter. È tua. Ti spetta. No, no, lei non c'entra. No, non fatelo. Lei è innocente. Se vuoi, ammazzami, ma risparmia lei. Ti prego, uccidimi. Che aspetti, Peter? È il tuo diritto. È la tua vendetta. Prendila, Peter. No, lei no. Vi supplico, perché lei non ha fatto niente? Ti appartiene. No, no! Prendila! Uccidere te, malindiano! Jack! Perdonami, Jack! Non capivo! Perdonami! Jack! Jack! Non imparo. Non imparo. Oh, è meglio così. Ah!